L'esame sul disegno di legge dell'esecutivo che prevede lo stop di 18 mesi per la realizzazione degli impianti di energia rinnovabile in Sardegna all'ordine del giorno della quarta commissione governo del territorio, ambiente, infrastrutture e mobilità e della quinta commissione attività produttive convocate questa mattina in seduta congiunta. Dal punto di vista tecnico abbiamo esplicato in maniera chiara e precisa quelli che erano gli intenti di questo disegno di legge. Dopodiché naturalmente abbiamo esposto quelle che sono le interlocuzioni che ci sono state tra il governo ultimamente, quindi il ministro dell'ambiente e la giunta e quindi il presidente della giunta, che hanno dato di fatto un'accelerata a tutto quello che può essere il processo soprattutto della definizione delle aree idonee. Il governo ha ampiamente riconosciuto, ci sono state anche dichiarazioni degli assessori, la preminenza da parte vista delle regioni nell'attività di gestione del territorio, di programmazione e pianificazione del territorio. Quindi questo governo dimostra di ascoltare le regioni, non come è successo con il governo Draghi, che aveva invece imposto una scelta in maniera autoritaria dall'alto verso il basso. Da parte della minoranza sicuramente la volontà di fermare la speculazione che oggi c'è sul territorio della Sardegna, la disponibilità a lavorare anche con la maggioranza, ma anche abbiamo osservato che le idee sono un po' cambiate, perché si è passati da un decreto, un disegno di legge salva Sardegna a un aspetta Sardegna, perché oggi ci hanno detto che non c'è fretta, che probabilmente va rivisto, che forse non risolve i problemi come noi avevamo già detto dall'inizio. Il fatto di non avere fretta è stata una valutazione di alcuni consiglieri regionali che hanno valutato di esprimersi in questa direzione. Noi comunque abbiamo fretta di definire il quadro normativo attraverso la valutazione di due provvedimenti diversi. Quindi dire oggi non abbiamo fretta è un fatto che ovviamente non ha detto la giunta, nel senso che noi abbiamo bisogno del tempo necessario, ma dobbiamo correre, perché comunque abbiamo agli atti della regione, dei comuni e soprattutto del ministero centinaia di progetti presentati che ovviamente noi dobbiamo gestire. E dobbiamo lavorare sul DL che è stato proposto dalla giunta, su cui noi siamo convinti di poter fare un buon lavoro, e parallelamente dobbiamo lavorare sull'attività di relazione istituzionale col governo e poi dobbiamo lavorare nell'ambito della conferenza delle regioni. Attraverso questi due binari noi dobbiamo provare a capire quali possono essere i tempi per dare ai sardi risposte certe sul quadro normativo di riferimento, che oggi purtroppo non esiste o comunque è molto incerto.